Wow. Famiglia, ci siamo finalmente! Il boosterino è tornato. Dopo il primo episodio vi ho visti carichissimi, quindi ho voluto farci un progetto come si deve. Tra l'altro devo ringraziarvi un sacco perché insieme abbiamo trovato un nome per lui. Rullo di tamburi, perché il nome è... Ciuchino! Eh sì, ragazzi, abbiamo Peppino in Sud America e Ciuchino in Italia. Bellissimo davvero, penso che questo nome si sposa proprio perfettamente con questo scooter. Qui così troviamo un sacco di scatoloni, all'interno c'è la roba davvero piccantissima. Andremo a dargli il fuoco come si deve a questo scooterino e sono certo che volerà. Partiamo subito con un unboxing bello bello randagio, avete capito bene? Ah, cos'è? Allora, questo ragazzi è un carter perché molti di voi magari non lo sanno, ma il boosterino si è rivalutato completamente. Tenete conto che quando avevo io 14 anni li tenevo sott'occhio e costavano intorno ai 300-400 euro. Ora, quelle cifre non esistono più. Uno scooterino così originale, tenuto in buone condizioni, siamo intorno ai 1.500, anche 2.000 euro. Quindi ho voluto prendere un altro carter dove questo andremo a bombardarlo come si deve e questo qui originale lo terrò conservato per un futuro, si sa mai. Ma ora apriamo quella che è la vera e propria elaborazione. Tra l'altro devo ringraziare Atena che ha creduto in questo progetto e tutti i pezzi che andremo a montare in questo video li trovate in descrizione, così che se anche voi volete fare un boosterino come si deve sapete già dove trovarli. E ora apriamo. Sono davvero curiosissimo. Oh oh, ma partiamo subito da lui, signori. Wow. Cilindro Atena in alluminio ad alte prestazioni. Tra l'altro tanta roba, guardate come è rifinito bene. Bellissimo. Qui ragazzi ci sarà un incremento di potenza davvero notevole. Ovviamente per supportare tutta questa cavalleria ci serve anche un buon albero. Infatti troviamo un albero Atena spalle piene. Guardate ragazzi, wow. E ovviamente bisogna anche dargli da bere a tutta questa elaborazione. Quindi guardate qui, carburatore 24, valvola piatta. Guardate. Mi sento un po' come un bimbo il giorno di Natale, davvero la sensazione è identica. E il suo filtro dell'aria cono. Ma ovviamente non basta avere un carburatore grosso, serve anche un pacco lamellare adeguato. Guardate signori che spettacolo. Tanta, tanta roba. Ma a proposito di fuego, ragazzi, beccatevi qua. Io questo scooterino qua lo voglio sentire girare come si deve. E quindi accensione a rotore interno. Mamma mia. Ora ve la mostro bene nel dettaglio. Guardate qui, questo è il suo piattello. E poi il pezzo forte. Wow. Tra l'altro la cosa bella è che avete anche la possibilità di scegliere la sua mappetta. Mappa 1, mappa 2. Bellissimo. Non è finita qua. Ce n'è ancora uno di scatolone. Questo qua, signori. E qui vi faccio vedere già uno spoilerino. E dulcis in fundus, come si dice. Per un sound piccante come piace a me, famiglia, guardate qui. Carico completo, tra l'altro saldato, bellissimo, non è stampato, wow, bellissimo, con tanto di silenziatore qua. Apriamo anche questo, sono curioso. Oh, ho visto ora bene, è in carbonio, fondellino in carbonio. Signori, qua ne sentirete delle belle. Io spero che anche voi ragazzi siate gasati, perché io non sto più nella pelle. Ovviamente, io purtroppo ragazzi sono alle prime armi per quanto riguarda gli scooterini, quindi andarci a mettere le mani sono ancora in difficoltà e per questo mi affiderò a un grande amico che lui davvero è il king su queste cose qui, elaborazioni e tutto. Tra l'altro ora lavora anche per KTM e tira fuori delle hit fuori di testa. Andiamo dal buon Mattia. Vamos!
Famiglia, ci siamo finalmente, siamo arrivati qua dallo chef. Allora bro, che si dice? A posto, ci siamo qua. Sì, da grande, allora si dà il fuoco. Spiegaci un po' nel dettaglio qui cosa andremo a fare, perché qua la situazione sta aumentando di gradi. Vai. Allora, noi qua andremo a stravolgere il carter motore. Perfetto. Quindi andremo a raccordare le sacche del cilindro di travaso al carter motore, lavorando appunto, e poi andremo a montare il tutto. Chiaro. Io vi dico, non parliamo troppo qua, facciamo lavorare lo chef, dai, incominciamo bro, vamos! Famiglia, alla fine ieri sera è stata una lunga serata. Tenete conto che solo per elaborare tutti i carter e il cilindro ci abbiamo messo più di 3 ore. Ma si sa, per le cose fatte bene ci vuole il suo tempo. E secondo me sta uscendo una hit. Sono molto felice che siamo riusciti tra l'altro a chiudere completamente il blocco. Ora, bisognerà fare, metterlo in fase per bene, carburarlo. E tutto questo lo vedrete nel prossimo episodio. Si terrà mercoledì ore 14, sempre qui sul canale. Quindi iscrivetevi, mi raccomando, per non perdere la parte più caliente. E poi vi dico anche che andremo ad accenderlo e poi lo butteremo su banco per scoprire i cavalli reali di questo scooterino, o meglio di ciucchino. Io sono molto molto fiducioso, secondo me ne vedrete, ma soprattutto ne sentirete delle belle. Ora non posso fare altro che ringraziare il buon Mattia, che ha dedicato il suo tempo, anima e corpo per creare questa hit, e soprattutto Athena Racing, che ha creduto in questo progetto. Io vi lascio il link qua sotto in descrizione, che se un domani volete anche voi una elaborazione bella completa, sapete già dove trovarla. Iscrivetevi, vi raccomando, e noi ci vediamo la settimana prossima con un video calientissimo. Adios!